È tornato in libertà il 32enne mascalese Francesco Sagona, arrestato lo scorso 3 ottobre dai carabinieri della compagnia di Giarre per sequestro di persone e lesioni personali ai danni di un minore, un 16enne nigeriano, ospite della comunità Alloggio e Speranza di Nunziata, reati aggravati dalla premeditazione. Il Tribunale del Riesame di Catania, presieduto da Maria Grazia Vaglia Sindi, ha annullato l'ordinanza del GIP Maria Paola Cosentino, disponendo l'immediata scarcerazione dell'uomo indagato in concorso con un complice allo stato irreperibile e con altre 2 persone non identificate. Stando al racconto del minore, Sagona lo avrebbe invitato perentoriamente a seguirlo in macchina per parlare. Lo avrebbe poi condotto a Fondachello, dove sarebbero stati raggiunti da una seconda auto. Il sedicenne, temendo un'imboscata, era riuscito a fuggire e a chiedere aiuto il giorno dopo. Il momento dell'azione punitiva sarebbe stato placare l'irruenza del giovane, che stava creando problemi all'interno della comunità per il mancato arrivo del permesso di soggiorno. Per il riesame, che ha accolto la tesi dei difensori di fiducia Nino Lattuca e Lucia Spicuzza, non emergerebbero elementi che evidenzierebbero il reato di sequestro di persona, a dimostrazione di ciò il fatto che il sedicenne sia riuscito a lasciare l'auto e a darsi alla fuga. Il comportamento di Francesco Sagona lascerebbe presupporre per i giudici un tentativo di violenza privata, per il quale però non sono previste misure cautelari. I consulenti del pubblico ministero e della difesa avrebbero rilevato inoltre che le lesioni rinvenute sul giovane sarebbero di natura accidentale e non procurate da armi bianche né da percosse. Domani, intanto, la presunta vittima sarà interrogata sotto forma di incidente probatorio.